Sai che ieri ho sognato una cosa strana? Dal cielo pioveva una poltiglia bianca e c'erano dei pupazzi che distruggevano tutto. E poi arrivavi tu. I pupazzi ti massacravano di botte. Alla fine morivi. Divertente. Come dire, non avevo in alcun modo la volontà di appunto travolgere nessun tipo di sistema familiare, ma semplicemente quando appunto Domenico Procacci mi ha fatto leggere il romanzo, mi sembrava che all'interno delle pagine, all'interno delle righe scritte da Sandro ci fosse un cuore, no? Pulsante, qualcosa che fosse semplicemente interessante raccontare e anche. Secondo me, il tentativo che abbiamo fatto con Francesco Piccolo e Laura Paolucci, poi magari potete chiedere a loro, è stato un po' quello di rispettare più che l'intreccio in senso stretto del romanzo di Sandro Veronesi, lo spirito che c'era dietro, no? Stasera il superattico vista fuori Imperiali incanterà Giulia Montini, compagna delle elementari, trovata per caso su Facebook. E te la ricordavi? No, solo che durante l'ultima cena di classe spunta la stafica pazzesca. Non ce l'ho fatta, le ho detto che sono stato innamorato di lei per 5 Eh sì, ho capito, ma io pensavo che stasera noi uscissimo insieme, che anni. No, tu stasera vai a casa, io stasera c'ho Giulia Montini della sezione B o sezione C. Già danno le sezioni alle elementari? Di fare gli ispirati è una scelta strana perché è un romanzo, è un romanzo che rappresenta l'autore perché è appena uscito di nuovo un po' il racconto degli anni Ottanta e quindi il tentativo di riportare quel mondo ad oggi e anche la domanda che ci siamo fatti è: può esistere ancora quel tipo di giovinezza? E quel tipo di giovinezza a noi sembrava che potesse esistere e che anzi fosse in qualche modo anche più a fuoco in questo momento. Quindi abbiamo lavorato, come diceva Matteo, non tanto sul percorso di trama che ha fatto Veronesi, faccio un esempio, io e Laura abbiamo anche scritto la sceneggiatura di Caos Camera a Veronesi e lì siamo stati molto attaccati al libro, mentre qui invece ci siamo liberati molto, anche scegliendo questa struttura circolare, no? La linea oltre la quale è inutile farsi delle domande. E quando Cristina Montini sarà entrata da quella porta, quella linea l'avrà bella che superata. Vuoi un consiglio? Sì. Chiamala Giulia. Chiamala Giulia tutta la sera, soprattutto se si chiama Giulia. Giulia Montini, chi cazzo è Cristina? Ieri ci siamo divertiti molto a costruire questo personaggio. La difficoltà iniziale ovviamente, oltre a mettermi delle scarpe bruttissime, era anche proprio cercare una pancia, insomma, no, ma era cercare proprio una caratterizzazione fisica e un modo di parlare, un modo di essere molto diverso dal mio. E quindi mi ricordo che a ogni prova io, insomma, provavo delle strade diverse fino a che non abbiamo trovato un centro di questo personaggio che poi alla fine è quello più terreno. Gli sfiorati possono attraversare delle cose meravigliose o anche cose terribili. Cose che magari gli altri nemmeno vedono. Cioè, qui siamo in un altro mondo. Ed è proprio lui che crea, che inventa questa teoria degli sfiorati. Quindi raccoglie diverse grafie, crea questa specie di lavagna luminosa con tutte le grafie di diverse persone, in cui cerca elementi, in cui ci sono elementi appunto degli sfiorati, come lui li chiama, che sono queste persone, questa nuova categoria incategorizzabile, cioè non incasellabile in una tipologia già preesistente, che non ha punti fermi, che vive le emozioni, le cose con profondità, ma anche in maniera assolutamente mutevole. Matteo è molto esigente, talmente esigente che mi ha fatto sentire di non essere capace. Cioè, quando lavoravamo prima, durante queste prove, lui arrivava e dice: no, così non va bene. Va bene, e dice: ma come la vuoi? Che cosa devo fare? Perché dovevamo trovare questa parlantina e io ho questa voce un po' grave.
la donna che fuma pacchetti e pacchetti di sigarette. E lui la voleva un po' più alta questa voce. E diceva, come faccio? Insomma, no, è stato interessante trovare un personaggio così diverso da me, così profondamente diverso da me, perché questa donna, io ne conosco un po' di queste PR così veramente romane, da salotti romani, perché a Roma siamo in realtà ancora fermi all'antica Roma, questi salotti dove la gente mangia, beve. E a Milano non sono così, la gente è un po' più, non c'ha tempo da perdere, vanno alle mostre, vanno ai concerti, hanno da fare, insomma non si fermano ancora così a chiacchierare delle cose così terrene.